questa sera al Cinema Italia per 1000 lire di musica a Fabrizio Gorbi Marraccini. Ecco, Fabrizio, sappiamo che le tue origini sono un po' da ricercare nel rock, blues e anche nella musica fusion. A cosa si può, come si può inquadrare la tua musica attualmente? Attualmente, dopo varie esperienze di suonare la chitarra dopo tanti anni, da un genere all'altro, si può dire è un genere chiamato nuovo, tipo Satriani, Steve Vai, Saraceno, queste, che è un rock diverso da, però io ho iniziato proprio con i Led Zeppelin, Deep Purple, Jeff Beck che amo tuttora. E così, poi ora, questa mi sono divertito stasera così per gli amici, ma lavoro da molti anni con Rick, no? E da quando è venuto qua in Italia, ci siamo conosciuti 10 anni che si suona insieme, e abbiamo fatto in passato 2 dischi, diversi video, no? Però passati, insomma, non è che... sì, non è grande pubblicità. Scusa. I musici sono passati spesso, però non basta. Bene, sappiamo che hai collaborato con dei nomi famosi del rock, della musica in generale. Sì, sai come funziona quelle session che ti trovi lì? Diversi, sì. Una sera c'era Billy Preston, che è bravissimo proprio a suonare il piano. Abbiamo fatto Get Back, che c'era lui a suonare quei Beatles, no? Poi hai suonato anche con Piero Pelù degli FIBA. Piero, una sera, una serata a una discoteca di Certaldo, abbiamo fatto una session che c'era lui. E poi, vabbè, una sera con Sergio Caputo, Biagio Antonacci, conosco Pino Daniele, insomma, diversi così, ma quello che miriamo ora è l'uscita del... Ascolta, volevo chiederti, cosa puoi dirci del tuo ultimo impegno? Sappiamo che stai collaborando con la Record International. Sì, sì, è di un progetto che uscirà a ottobre, di un disco fatto in inglese, totalmente mixato a Londra, dove si faranno anche 2 video. C'è aspettativa per questo progetto.